Bella a tutti ragazzi e benvenuti, io sono Mighty Mars e oggi siamo sul Survivalist Invisible Strain. Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Ricordo che questo gioco è coppa, eh. E si sta un po' congelando, sta andando un po' in ipotermia. Io vedo dei sopravvissuti laggiù, se si unissero a me... Bisogna fargli dei regali o aiutarli. No, ho sbagliato qualcosa. Che cazzo? No, ma... Lascia per... Ma non voglio... Ah, è andato in automatico. E ho usato tutte le munizioni. Stavo impostando la zona. Non era proprio il momento. Ok, adesso possiamo parlare con loro. Livello 2 dell'abilità corpo a corpo. Città visitate 3. Sono qui per commerciare. Non abbiamo molto. Io in realtà non sono per commerciare. Vorrei parlare con lui. Qual è il tuo nome? Facciamo un po' di conversazione. Tristan, come ti senti? Hai salvato Grant dall'essere morsa, hai salvato Raya, sono stato meglio ma anche peggio. Che ne dici di unirti a me? Va bene, mi sei unito. Più che altro lui almeno c'ha lo zaino. Poi ognuno ha le sue abilità, ragazzi, quindi dobbiamo controllare anche quelle. Sì, ora con calma, Allora, lui c'ha un bello zaino, quindi scambiamoci provviste. Io gli do una bottiglia d'acqua, poi gli do tutto quello che a me non serve. Lui che arma c'ha? Niente? Mani nude? Cazzotti? Gli do la bottiglia d'alcol. Gli do questo. Gli do le patatine che se vuole se le mangia. Qualcosa in autonomia fanno. La pistola. Una pistola senza munizioni. Se no lui penso ci abbia forse il caricatore di munizioni. Va bene. Se no lui le usa tutte. Questo è per il fucile, quindi gliele passo. Ah no, questo non indosso perché c'ho. Allora lo diamo a lui. E poi il resto va bene, il resto non lo tengo, la Molotov no perché se non la usa. E gli posso dare la tenda. Anche i ceppi. Tanto poi posso cambiare quando voglio. Quindi praticamente uno è con noi, gli altri due sono rimasti... Chi è questo? Gli altri due sono rimasti da soli. Io potrei anche dire a loro di unirsi, ma non mi sembrano messi molto, molto bene. Quindi noi andiamo alla comunità, vediamo Tristan che ha 3 di corpo a corpo, uno con l'arco, uno con armi da fuoco, 3 di furtività, 5 di medicina... 4 di agricoltura con il libro che gli abbiamo messo noi, vedete c'è una stellina verde, e 2 di costruzione. Quindi è messa abbastanza bene, ha fame, ha sete. Beh, diciamo che queste cose si risolvono. Quindi è un buon personaggio alla fine, lo possiamo anche comandare, volendo. Quindi possiamo comandare ogni singolo personaggio. Il vino non ho capito, in realtà penso che sia usato come antidepressivo. Questo serve per fare delle trappole.
Ok, quindi io per ora direi al momento di restare in due, ragazzi. Munizioni buone. Le do a lui, però magari gli dico di non usarle. Il cemento pesa troppo, non lo possiamo prendere. Gli dico usare no. Non voglio che lo usi, se no me le usa tutte, come vede qualcuno gli spara raffica. Allora, qui stiamo trovando molte di munizioni. Questo dà più uno di precisione. Io questo un altro me lo prendo perché la pala serve per scavare e il peso comincia a essere un problema di nuovo. Non è una bella cosa. Io qua da scartare in realtà non è che c'ho grandi cose. E lui è quello che c'ha. No, lui è quello che c'ha lo zaino piccolo. Lui c'ha un po' di freddo, è un po' in ipotermia, eh. Ok. Mi devo un po' riabituare ai tasti. Un'altra pistola, mannaggia, quante cavolo ne troviamo? Io ho la tendenza a prendere sempre tutto. E il ceppo però. Il coltello anche quello serve perché poi dobbiamo comunque, quando prendiamo un coniglio lo dobbiamo scuoiare e sicuramente ci servirà, cioè serve il coltello, non è che non si scappa. Ci pensi te? Sento che c'è uno zombie. Questo ci serve per abbattere gli alberi, l'acqua. Ci servirebbe pure questo, ma presa una tonnellata. Ma cosa cazzo usi, scemo? Ma perché? Non sprecare robe per nulla, mannaggia te. Vedete perché bisogna stare attenti, perché poi loro fanno di testa loro e sprecano la roba. Ce n'era una e l'ha sprecata, complimentoni, eh. Allora, vediamo un po' la mappa. Noi siamo. Qui questo non è un buon segno, nemmeno questo. Io direi di cercare di fare un accampamento per ora in due, perché in due per il momento va bene, perché se ne prendiamo troppi poi diventa un casino gestire, perché comunque hanno la fame, hanno la sete e tutte cose varie. E l'unica cosa è che se ci accampiamo almeno vicino a un fiume va fatto, almeno per l'acqua. Prendi tutto. Ora anche su, se usa l'arco ci stava anche bene. No, no. Non ci prova. Allora, noi bisognerebbe trovare un po'. Sta su questo lato qui. Questi sono un gruppo di predoni umani. No, no, ceppo rosso, via. Eccola qua. Che è sempre meglio non incontrarli perché solitamente sono ben armati. Sperando che non vengano proprio dove sono io. Sì, stanno venendo piano piano dove sono io. Qui c'è un altro accampamento, vediamo se sono amiconi oppure no. Preparati a scappare. Oh!
Via, 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 no, 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 via, 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 via. Qualcun amico, per favore, mica tutti, uno. Si sparano a vicenda, guarda casino. Che si sparano a vicenda. Se c'è qualche morto, magari. Guarda, via. Madonna, che faida che c'è qua. Non ci credo, è bellissimo. Non l'avevo mai visto. Straniero, voglio barattare. Sto qui per commerciare. Vedo che tanto avete già i vostri problemi. No, no. Anzi, io guarda. Io qui c'ho tutto. Oh, cazzo, cazzo! Vieni via, imbecille! Che sta lì con le freccette? Via, rubiamo cadaveri. No, no, ruba. Scusate. Sono a posto. Bellissimo. Ho rubato il cadavere. Peggio dei ladri. E dai, però. Mannaggia. Allora, cominciamo a vendere. È che io non c'ho niente da vendere alla fine. Cioè, cosa gli vendo? Le bottiglie d'acqua. Questo mi serve. Buono il potere, se riesce a prendere qualcosa. Almeno il casco. Troppo pesante. E cosa gli vendo io? Perché alla comunità gli posso anche vendere qualcosa, dato che non sono nemici e sono abbastanza amichevoli, però si continua a sparare. Si sa che non è il momento giusto. Aiuto. Non è il momento giusto per barattare, ho questa sensazione. Guarda, vieni via, stupido! Madonna, come sei coglione, però. Ah, è morto. Non ci credo. È morto il personaggio principale, Game Over. Porca troia. Quindi, noi eravamo andati da che parte? Da questa zona qua, però non è che ci ha portato molto fortuna. Di qua ci sono i pedoni, li vorrei evitare però. Poi tanto diciamo il saccheggiamento accurato degli oggetti lo faremo più avanti. Adesso prendo un po' robe random, diciamo. Dai. Te cosa fai? Guardi e basta? Sei andato la catana? Dai il calcettino. Oh, e dai. Anticeppo, ringrazio. Vabbè, mettiamoci una toppa.
Stiamo facendo mordere un po' troppo, questi veramente rompono le balle. Che siccome... Che ho fatto? Vai. Detto che non ho letto. Se vuoi rimanere qui, che ho fatto? Allora, siamo circondati. Andiamo a tentare un approccio con i predoni, vediamo un po' come va. Se quell'altro non fa cavolate, dovrebbero essere impegnati in co... Madonna cazzina. Guarda che scappa. Però ora il casino è nostro. Alle spalle, mica maledetto. Guardala. Fai non prenderla. Maledetta, t'ammazzo. No, eh no, eh no. Come vedete non è per niente facile, è veramente difficile, specialmente all'inizio. Quindi io magari farò anche qualcosina off camera, cercherò di fare un accampamento, poi riprendiamo dall'accampamento almeno in due persone, cercheremo di fare almeno con due tende qualcosa, diciamo, per cominciare. Questo gioco è molto molto carino, ragazzi, c'ha molte incognite, vedete che poi vabbè io sono corso dietro come un cretino. In realtà dovevo, non so se il mio amico era già morto o lo potevo soccorrere, ma credo che era già morto. E quindi non è che c'era da fare molto. E quindi niente, ragazzi, spero vi piaccia il gioco perché secondo me è veramente un gioco fatto bene, pensato bene, poi è sempre in accesso anticipato, può ancora migliorare. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!